Ciao a tutti Cugi e ben ritrovati dal vostro Andrenicron, uno su Ever Oasis, nuovo episodio. Dunque, lo scorso episodio avevo lasciato praticamente l'oasi in mano alle forze del caos. Avevo ripulita, sì, ma comunque sia c'era ancora da andare ad estirpare il caos. La cosa da fare oggi è reclutare una squadra composta da almeno 3 persone e andare appunto ad eliminare il caos. Intanto qua le botteghe fanno affari. Allora, per reclutare le persone da portare con me a spasso, dicendolo in modo molto scherzoso, spasso c'era andare qui. Ehi là capo, se hai bisogno di aiuto chiedi pure. Formazione: equipaggiamento non ne ho molto. Gli abitanti sono divisi in 7 classi in base alle abilità. L'abilità di classe aspetta. Possono tornare utili durante l'avventura nei combattimenti. L'aumento dei parametri effetto su tutti i membri del gruppo. Premi if per ordinare gli abitanti per classe, arma o abilità. Miura ho detto che la porto. Allora, arma. Ah no, aspetta, ho sbagliato io. Scusate. Ok, lei viene con me. E volevo portare Roto, che è a livello 3. Questa è Pami. Dato che Miura anche mi raccoglie i minerali, Sasha la eviterei a priori. Questa Evia ha il Fidget Spinner, così come anche Roto. E Roto mi sta più simpatico. E potrebbe servirmi Roto per andare avanti nell'avventura, ma a questo punto non lo so. Proviamo. Idroportale, deserto di Cala. No, teletrasportati allora. Anfora di Irma, che è qui che devo andare. Allora, oggi dobbiamo andare a cercare appunto il saggio che vive nella grotta dell'anfora di Irma. A meno che non sia proprio un'anfora enorme, questa enorme grotta. Ah, veniamo qui ragazzi, su. E vai. Pensavo si dovesse attivare premendo A o qualcosa, ma è andata abbastanza bene. Una cosa veloce è stata. Quindi possiamo andare direttamente qui. Chissà i pericoli che ci aspettano in questa anfora di Irma. Anfora di Irma. Perfetto, sembra un posto come un altro, ma vedo già i semi del caos. Siamo nel conicolo della grotta dell'anfora di cui parlava Roto. Chissà se siamo davvero all'interno della grande anfora che si vede dal deserto. Si chiama Anfora di Irma. Potrebbe anche solo essere semplicemente un nome. Non sappiamo che trappole ci aspettano. Guardiamoci bene intorno prima di procedere. Tocca visuale in basso a sinistra per attivare la visuale dal punto di vista dei personaggi. Con l'analog puoi spostare la visuale. Tocca visuale, premi B per tornare a visuale normale. L'anfora di Irma non è cambiata affatto. Da quanto tempo non ci venivo. Andiamo Andrea, Sacro Custode dovrebbe essere proprio qua giù. Beh, non vedo nulla di particolare a parte i semi del caos. Le piante, chiamatele come più vi aggrada. Sembra che abbia fatto bene a portare Roto. Questo anche via. E non ci arrivo. Ma sto proprio al limite. Guardalo! Di quanto! Maledizione! Dai. Vabbè. Allora, quello che bisogna fare... Miura, aspetta un po'. Vediamo un po' se riesco... Ah, allora forse da qui dovrei provare ad arrivarci. Proviamo. No. Va bene, andiamo avanti. Allora, andiamo con Roto. Vai. Aspetta, dunque, se Roto entra da lì. È facile come cosa da risolvere, molto facile. È molto semplice, basta spostare questo e poi fare così. Vai Roto. Mi piace risolvere questo genere di puzzle.
stiamo molto attenti. Perfetto, eccoci qua. Scelgo sempre me stesso come personaggio principale per andare avanti, perché non si sa mai. Oi! Perfetto, anche questo è andato. Un altro ci sarà qui, un altro? No. Da qualche parte sarà sicuro un altro nemico. Eccolo, infatti. Oh, dai! Quanto odio che rimane sul momentum dell'attacco. L'ho detto anche nello scorso video. Ok, è una seccatura perché non puoi schivare. Ti rimane lì sul momentum. E niente, non puoi fare nulla. Allora, non posso ancora scavare. Di conseguenza non so come arrivare qua sopra. Cioè, non è che il fatto di non saper scavare è una conseguenza del fatto che non possa arrivare lì sopra. Vediamo un po', magari Miura che possa scavare. No, non sa nemmeno scavare. Vabbè, un po' me l'aspettavo. Niente, allora andiamo qua. Andiamo avanti, capace. Più avanti scopriamo come fare. Vedo delle bombe. Sono sicuramente bombe. Ok, allora facciamo così. Vabbè, questo però si deve levare, dai. Ok. Aggiriamolo. No, non posso spostarle là le bombe. Allora dovremmo fare un'altra. Proviamo un'altra cosa. Proviamo a salire qua sopra. Ci deve essere qualcosa che ci aiuti, no? Ok, dai. Ah. Spostatevi, ragazzi, che queste fanno male. Passaggio a sgombro, ma. Allora, sono un attimo tornato nell'altra stanza perché la cosa era abbastanza ovvia. Era da fare così. Ecco. Apriamo anche questo. Okay. Ah, bene, un bracciale. Specchio d'aquila. Ok, andiamo con lui. Con lui, con me. Perché anche in questa stanza ovviamente c'è una cosa da fare. Ed è vedere tutti quanti i fiori. Ecco. Accidenti. No, Miura. Ah. Bene. Questo era a tempo. Non me l'aspettavo che fosse a tempo. Devo premere questo pulsante qui. Ok. E attiva la porta. Ok. Andiamo allora. Apriamo, vediamo. Ok, un altro puzzle da risolvere. Vediamo questo, se è un fiore bomba o se è una corda. No, un fiore bomba. Anche questo? Ad ogni modo qui mi servirà l'aiuto di Miura. Wow! Vai a quel paese. È andato. Ok. Ok, andiamo di qua allora. Cioè, quindi quella era una trappola? Che è successo qua? Ah, sei tu. No, niente allora. Se quella era una trappola, non vedo come. Ok, andiamo, continuiamo di qua allora. Per di qua. Ah, ecco, qua c'è un altro. Vediamo se anche questa è una trappola, allora. No, non è una trappola, ci attiva le scale. Ah, ah, ok, 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 ok.
Lei rimane aggrappata lì, giustamente. Dice, se bisogna fare un lavoretto veloce, veloce, va bene pure. Rame, squama. Tesoro, ok, grazie. Ah, quella porta è bloccata. Vediamo un po' che c'è scritto. C'è una fessura nella quale si potrebbe inserire qualcosa. Grazie. Fin qui ce l'ho arrivato anch'io. Ok, questo è nuovo. Questo è un mostro del caos, sembra fatto di sabbia. Andrà, se devi combattere contro la sabbia, puoi sempre farla fuori con la magia del vento, no? Sono quasi invulnerabile agli attacchi normali, uso la magia del vento. Ma se cerco di eliminare la sabbia prima che questi compaiano? Sono quasi sicuro ora che ci sono questi mostri di sabbia che un boss sarà un mostro di sabbia. Ora che lo sappiamo. Ah, lì c'è un nitroportale, il che vuol dire che siamo praticamente vicini alla conclusione. Ok, salviamo allora per sicurezza. Andiamo qui. Ah, questa dovrebbe essere l'ultima parte del dungeon, allora. Oh, boss? Sì, eccolo! Ehi! Come... Ecco, ora attacchiamolo ora! Loccamelo, non me l'ha loccato prima. Accidenti. No, ok, che culo. Ora che è più debole, ora che è più debole. Vai, grandissima. Grande Miura. Ok, la cosa è andata. Non sono sicuro che debba io per forza estirpare tutte quante le piante. Questa non posso ancora estirparla perché sennò è debole. Qui c'è l'oggetto che ci servirà da infilare nella fessura. Chiave rossa, bene. Oh, e un'altra boss fight è andata. Veloce, veloce è stata. Ah, Roto. Tesoro, grazie, bravo, bravo, bravo. Ah no, ci serve un'altra cosa qui. Aspetta, che possa essere... No, non è. Allora niente, torniamo indietro. E stranamente non c'è un boss di sabbia. Non è stato quello un boss di sabbia, ma forse c'è un altro. E qua ci devo tornare con un'abilità. Ecco perché mi ha fatto salvare lì. Prima, vabbè, sì, per il boss, ma anche perché bisogna tornarci con un personaggio che sappia superare quel fiore. Bisogna coltivarlo, boh. Non ne ho la minima idea. Altre prove. Miura, allora già penso di aver capito. No? Allora aspetta, Roto? Aspetta un attimino. Vai. Vediamo un po' che c'è qui. Mi pare strano che mi abbia sbloccato la porta così facilmente. Non c'è nient'altro da fare? Lì c'è un pulsante da premere. Perché sì, io volevo provare a puntarmi verso di qua come ho appena fatto. Ma poi se guardiamo bene c'è anche lì da sbloccare altri due punti. Io ho provato a mandarmi in questa direzione, ma niente, non mi ci va. Qui c'è qualcosa sicuramente da fare. No. Vuoi vedere che ci vogliono quattro personaggi qui? Vabbè dai, andiamo avanti. Ci tornerò più in là. Che vuoi fare? Oh. Bruttina la strada, eh?
Miura, mi serve la tua mano qui. Allora, sembra che non possa spostarlo da qui. Ah, di qua. Vai. Ok. No, più di così non posso fare. Allora. Ok, Roto. Andiamo con Roto allora. Non dovrebbe crearmi problemi. No, infatti no. Meno male. Oh, ecco! Ecco come! Bene allora, perfetto. Mi abbassa quelle due leve sopra. Wow, 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 wow. Alza il livello della sabbia. Da fantasballo. No! Ah, bastava una. E questa allora che fa? La chiude? Oh, ah, no, fa apparire un mostro. Schiatta, vai, è andato. Quindi mi ha aperto questa porta, ma quella è bloccata. Per quale ragione questa, questa porta è bloccata? Non lo so, però io direi di andare qua comunque sia. Cerco di esplorare il più possibile di questa zona, perché non vorrei doverci tornare inutilmente una seconda volta. A parte che ci devo comunque tornare, ma... Allora, chi è qua che vuole un po' di botte? Curiamo un po' la zona. Secondo me qua c'è qualcuno che vuole... Eccolo, va! Dove vai? Dove scappi? Dove scappi, eh? Ah, ecco qua, va! Oh, stai calmino! Ok. È andata. Ah, stiamo andando con la grande, dai. Vabbè, stiamo andando bene. Cos'è questo? Ah, no, 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 nocca di... Nocca? Mamma mia, quanta roba c'è da fare, ragazzi. Ela! Ah, no, 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 no. La situazione non è bella. La situazione non è bella. Ho visto bene e ci sono delle sabbie mobili. Sabbie mobili, veramente ci sta di peggio, ma... Cioè, non è che sono sabbie mobili, è che... Sabbie che si muovono, sì, ma ci portano verso la morte. Miura, Miura. Allora, ci proviamo? Ecco, buoni, buoni, stiamo buoni qui. Qui si può andare e qui pure. Boh, proviamo la porta, una vale l'altra. Ah, qui ci porta... In un punto particolare, direi. Che cos'è? Non vedo bene, aspetta. Non ho idea di cosa sia. Non ne ho la minima idea. Anche se credo sia presto per andarci, perché qua le sabbie mob... A parte che non... Dovrei scendere e arrivare sopra, ma non mi fido. Infatti lì c'è un fiore per andare, quindi... Facciamo dietro fronte e andiamo a vedere l'altra porta. Aia. Non mi piace la cosa. Bombe. Perché bombe? Boh, proviamo. La cosa non mi qua. È infatti. Maledetti.
Vabbè, però gli fanno comunque male gli attacchi, dai. Beccatemi questo. E va, e dai. Wow. E dai, andate. Dovremmo essere al sicuro ora? Non ne sono... Oh sì, siamo al sicuro, bene. Però, per sicurezza mi curo. Così ricarica tutti. Non si sa mai. Ok, è andato. Secondo me uno scrigno qualsiasi attivava l'evento. Adesso dobbiamo tornare da dove siamo arrivati. Facendo attenzione a questa sabbia. Qui c'è qualcosa. Ah, sì. C'è qualcosa in effetti. Ah, ci porto di là, sì. Esamina. Ah. No, da paura. Alla grande. Wow, sta roba è fantastica, sta cosa, guarda. Mi piacciono un sacco sti giochi dove bisogna risolvere puzzle e cose varie. Ah, ma la porta è bloccata. Ah, va bene. Quindi non abbiamo altra scelta se non andare di qua per forza. Va benissimo, eh. E ho visto che ci sono dei mostri del caos. Oh, fermi. Cosa sto facendo? Sicuramente ci sono dei mostri perché la porta lì è bloccata. Questo è tipo il gran tesoro. Tipo il tesoro. Solo dei cobra. Dei cobricini. Sì, vabbè, però. Allora. Vai, rimanici secco. Vai, è andato. Oh, altri? Ah, è grande cobra squalo. Ehi, la... Due? Dolorpente. Curiamoci, se no qua va a finire male. Ah, questo è cobra squalo, sì. Dolorpente è crepato? Ah, è crepato Dolorpente, bene. Ah. Prendiamo il tesoro. Chiave arcana. Bene. Ah, e qui ci riporta di là. Meno male, facciamo prima almeno, facciamo prima. No, i pulsanti non... Sì, bisogna premerli i pulsanti perché... sì. No, non possiamo tornare dove ci interessava tornare. Che è di qua. Vediamo. Beh, sono due... Oddio, chiamarli boss non è proprio adatto, ma neanche mini boss, eh. Scusate, mi si è staccato un attimo il filo. Ehi, bello. Ehi, cosa ci fate in un posto desolato come questo? Capisco. È successo qualcosa di strano nella tua osa, non è così? In ogni caso, se ci tieni la tua incolumità, faresti meglio a non proseguire oltre. E così vuoi proseguire, eh? Beh, poi non dire che non ti avevo avvisato. Il mio nome è... Beh, diciamo che puoi chiamarmi Shoot. Cerca di procedere con attenzione. Addio. Allora, seguirò il tuo consiglio. Procederò con cautela. Chissà chi era, non me lo sentivo di... Non me la sento di imitarlo nelle dosi. E poi cosa avrà voluto dire quando ti ha invitato a non proseguire oltre? Mi raccomando, occhi aperti, Andrea. Sì, però, quello che vorrei fare ora è molto semplice. Innanzitutto... No, vabbè, i minerali...
mi interessano, ma non è la cosa più importante in questo momento. La cosa più importante in questo momento è tornare all'oasi. Salviamo intanto. Poi torno all'oasi perché c'è una cosa molto importante da fare. Salire di livello. Cavolo, ho affrontato molti mostri, anche dei mini boss, quindi insomma. Salire di livello pensa sia d'obbligo? Non per me, solo per loro. Ah, Miura è forte però, eh. Teletrasportiamoci allora nell'anfora di Irma. Fondo anfora. La chiave già l'ho presa, quindi non c'è bisogno che io vada a cercarla. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti per la boss fight. È un uovo. Questa sarà la prima vera boss fight, credo, eh. La prima vera. La cosa da fare è andare ovviamente incontro a questa statua, totem, divinità, quello che è. Chi osa disturbarmi? Stoltivi avventurati in queste lande per approcarvi della saggezza degli dei. E mi fa male la gora a fare la tua voce. Di chi era quella voce? È quella sotto enorme che sta parlando? Vabbè, poi in post-produzione l'aggiusto io. Sacro custode, che vi è successo? Sembrate strano. Non promette niente di buono e non ha minimamente l'aria di volerci dire qualcosa. Infatti vuole farci... la pelle. Aveli stolti, questa è la vostra fine. Grazie. Spostiamoci. Oh, ah, li carica? Ah. Dai, vabbè, dai, su, potrebbe essere abbastanza facile. Non necessariamente difficile. Però mi allontano troppo, mi sa io, eh. Le fiamme dell'inferno, no! Te lo scordi, te lo scordi! No, bastardo! Attacchi deboli che sono più veloci. Gli attacchi deboli sono più veloci, è meglio. Evitiamo anche di rotolare, che è inutile. Dai, dai, dai. Tanto non mi prendi, faccia da serpente, non mi hai fatto male, faccia da maiale. Che fa? Si muove? Vabbè. Allora. E allora sei stronzo tu, eh. Oh, wow! Che comodo di sabbia. Vabbè, la fa più difficile, la fa. Insomma, vuole proteggersi, no? Ah, beh, però stiamo facendo più danni ora. Mi ci vuole tempo a ricaricarsi. Aia, 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 aia. Più lontano possibile. No, 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 no. No, no, no. Basta. È finito? Oh, grande attacco, no? Ragazzi, è fatto. Dopo questo attacco dovrebbe essere fatta. Eccolo, dai, dai, ancora. No, mi ha stordito come? Eccolo! Oh, che bello. Però vi dico una cosa, le boss fight le preferisco quando sono dinamiche, ovvero quando anche il nemico si muove sul terreno e cerca di attaccarti, non sta fermo su un punto, gira e fa gli attacchi. Però la prima deve essere piuttosto semplice, eh. La prima boss fight deve essere semplice. È stata anche abbastanza carina.
È una nuova idea. Grazie, mi avete liberato. Un tempo io governavo queste lande. Vabbè, mo c'ho la voce normale, eh. Trasmettevo agli altri la conoscenza della luce sacra, aiutavo queste terre a prosperare. Ma la conoscenza al servizio della verità porta alle guerre. Così queste lande divennero deserte. È passato molto tempo da allora. Stavolta sono io il responsabile di una simile calamità. L'odio di cui sono intrise queste lande si è tramutato in caos e si è insinuato nel mio cuore. Grazie a voi, però, sono salvo. Vi ringrazio. Prego, non c'è di che, grande custode. Sacro custode. Sacro custode, vi ricordate di me? Sono io, Roto. Ho bisogno che mi spiegate una cosa. L'oasi dove vivo adesso è stata invasa dalle piante del caos. Cosa possiamo fare? Oh, Roto, sei tu? Come sei cresciuto? Il caos sta sconfinando da queste lande. Ecco perché sono spuntate quelle piante nell'oasi. Roto, e tu, giovane germaglio di Al Grande Albero, ascoltatemi. Recatevi nella prossima sala. Là si trova la luce sacra che proteggeva queste lande e che permetteva di scacciare via il caos. È tutto chiaro. Custodisco nel mio cuore il ricordo dei giorni trascorsi a parlare con te in queste lande. Roto, sii felice con i germogli di Grande Albero e tutti i tuoi nuovi amici. Andate adesso, è ora che mi abbandoni a un lungo sonno. Sacro custode, grazie per tutto quello che hai fatto. La prossima stanza? Si è aperto un passaggio. E credo che puntiamo direttamente lì, se non sbaglio, sì. Andiamo allora, ragazzi. E riportiamo la pace nella nostra oasi. Wow. Questo è sicuramente un luogo sacro. Non è da tutti arrivare fin qui. Complimenti. Ma di chi è questa voce? Io sono lo spirito protettore del quarzo di luce. Germogli di Grande Albero, ti affiderò il quarzo blu, uno dei tre quarzi di luce. Avanti, sprigiona il tuo vento e infrangi il sigillo del quarzo in questa sala. Sì. Fail assurdo, bruttissimo failare qui. Con quel quarzo blu potrai riportare la luce nell'oasi. Ma devi fare attenzione, i quarzi di luce riflettono l'anima di chi li possiede. Spero che la tua anima sia sempre limpida e non faccia mai offuscare il quarzo. Il quarzo blu forse potrebbe far tornare l'oasi come era prima. Andrea, al tuo ritorno lo porteresti qui da me? Ah, qui è un punto di teletrasporto. Vuoi tornare all'oasi? Sì. E dovremmo anche essere risaliti di livello, almeno, si spera. Almeno a livello 5, dai. Un boss, insomma, deve dare tanti punti, un boss, eh. Loro sì, io no. Vabbè, sono contento per loro, dai. Ma tanto vado a farmare un po' in mezzo alle lande. Capo, com'è andata? Hai incontrato il sacro custode di cui parlava Roto? Eh? Dici che forse sei come liberarti delle piante del caos? Evviva, non per niente sei il capo. Vai subito dallo spirito, buona fortuna. Bene, Cuge, questo episodio lo concludo qui prima di andare dallo spirito, perché comunque sia, sono sicuro che nel prossimo episodio ci sarà abbastanza avventura, sarà abbastanza dinamico. Quindi salviamo, e come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero abbia saputo intrattenervi e spero sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!